inaugurata a Palazzo Dosi oltre una sorte avversa, l'arte di Amatrice e Accumuli dal terremoto alla rinascita. Noi abbiamo oggi due manifestazioni, questa mostra che apriamo oggi e quella del carro che abbiamo aperto una decina di giorni fa. Sono due mostre importantissime che danno il segnale proprio al territorio che è ora di ripartire, che è ora che tutti quanti ci facciamo il nostro pezzetto di lavoro per uscire da questa situazione drammatica che ci ha portato il Covid. Questa mostra in particolare ha anche altri, oltre a livello culturale e artistico, ha anche altri significati. Vuole essere anche un riconoscimento per il territorio che sta soffrendo di una realtà che loro non devono perdere, devono vivere. Una mostra articolata in 6 sezioni che offre per la prima volta una selezione di 65 opere tra dipinti, sculture, arredi sacri, reperti e documenti. Oggi tutte queste opere sono leggibili in quanto immagine, in quanto significato, in quanto materialità, e questa è la fase in cui dovremo studiare come tramandarli ai posteri, cioè quindi dove collocarli, se collocarli nelle chiese che nel frattempo soffrono di una ricostruzione evidentemente più lenta e più difficile e più complessa, se esporli comunque non negandoli al pubblico, permettendo con una prossimità il più possibile logica e necessaria alla popolazione, anche quella anziana con una mobilità scarsa, di poterne godere. Le opere sono state selezionate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'area metropolitana di Roma e della provincia di Rieti, tra le centinaia custodite nel deposito del MIBACT, allestito presso la Scuola Forestale dei Carabinieri di Città Ducale. Gli interventi di restauro, ma anche di manutenzione, sono stati realizzati negli ultimi 12 mesi nel Varrone Lab, proprio affacciato sulla piazza Vittorio Emanuele II di Rieti, e grazie appunto a questi restauri oggi siamo in grado di ripresentare al pubblico le opere nuovamente rimesse in luce, se vogliamo, nella loro bellezza, ma anche nel loro interesse storico-artistico e fortemente anche culturale del territorio. E sono state messe all'interno di questo meraviglioso catalogo che è stato pubblicato insieme alla mostra e che vuole costituire il primo step di una biblioteca del territorio colpito dal sisma, all'interno della quale poter far ripartire gli studi per guidare la ricostruzione in maniera ovviamente doverosa, in maniera conscia della memoria storica di quel determinato territorio e della sua importanza sicuramente non più periferica.